Ciao ciurma e benvenuti dallo youtuber più veloce del mondo. Dunque, in questa recensione parliamo di 13.2, 13 Reasons Why 2. Preferisco dire 13, la chiamerò così perché non sono bravo nella pronuncia inglese, ecco. Pertanto, piuttosto che dilungarmi troppo, mando la sigla e poi partiamo immediatamente. Dunque, questa seconda stagione di 13 ha il seguente impianto. 13 puntate, in ognuna delle quali, o quasi, c'è una testimonianza in tribunale. Una testimonianza da parte di uno studente o di un professore o di qualcuno che comunque conosciamo che ha fatto parte della prima stagione di 13. Questo perché la signora Baker ha deciso di intentare un processo alla scuola riconoscendo quest'ultima come la vera responsabile della morte di Anna. Da qui quindi ne vedremo delle belle, verranno fuori dei segreti su Anna e non che non conoscevamo, che nessun personaggio ci aveva mai rivelato nella scorsa stagione. Non è una stagione buttata a caso, come molti si aspettavano, me compreso, ma riesce a chiudere invece un cerchio che era rimasto aperto alla fine della precedente stagione. E per quanto l'impianto di dividere in 13 parti in un certo qual senso questa stagione come la precedente non mi abbia entusiasmato perché sa di ripetizione, d'altro canto ambientare in tribunale la vicenda la rende sicuramente molto più speziata, molto più divertente, intrattenente, ecco, mettiamola così. Soprattutto all'interno di questa stagione ci si chiede come si concluderà la vicenda, cosa accadrà sul finale, qualcosa che chiaramente nella precedente stagione per l'appunto non potevamo domandarci. C'è un mordente, ecco, non è un dramma puro, ma è un dramma che ha qualche venatura thriller in un certo qual senso. Ci sono diverse cose da scoprire, molte delle quali sono abbastanza chiare ed intuibili, altre invece no, ci sono delle scoperte che poi difatti non solo non ci stupiscono, ma non ci piacciono neppure più di tanto. Quindi non è una stagione da cui aspettarsi nulla di perfetto, ha dei difetti e tra un po' li elencherò, specialmente nella parte spoiler. Questo non vieta la stagione comunque sia di essere, come dicevo, un completamento per la prima e anche un qualcosa che riesce a mettere delle pezze su quello che nella prima stagione non si era visto. Questo perché il suicidio di Anna viene condannato, che è una cosa fondamentale, perché per quanto quello che ha vissuto la ragazza sia del tutto negativo e condannabile assolutamente, tutto quello che le ha vissuto è terribile, non vuol dire che per questo sia giustificato il suo gesto. Nella scorsa stagione non era giustificato, ma nessuno mai faceva notare quanto anche lei avesse commesso un errore enorme. Adesso questo accade. Non è tutto oro quello che luccica, perché per esempio rispetto alla precedente stagione i cliché si sono moltiplicati incredibilmente. Avete visto i trailer, avete compreso che Clay vede Anna, ovvero ha di fronte un'allucinazione, ha di fronte un'Anna fittizia che sta continuamente lì a dargli consigli o semplicemente a chiacchierare esattamente come se fosse l'Anna reale. Questa cosa ha un risvolto positivo, ma secondo me da un certo punto in poi della stagione sarebbe stato meglio far sì che lei non apparisse più, quantomeno nella maggior parte dei casi, perché purtroppo in alcune occasioni a mio parere appare riempitivo. Una scelta quindi che non comprendo fino in fondo e che per l'appunto mi sa di cliché, perché accade veramente in un qualsivoglia prodotto che quando muore uno dei protagonisti qualcun altro lo vede al fianco a sé come se fosse un'allucinazione. Ancora flashback, forse troppi, e rimane, permane questa scelta di cambiare completamente filtro, di passare dal freddo su per giù al caldo del passato, al filtro caldo per la fotografia, quando appunto si torna indietro nel tempo. Anche qui tanti flashback buttati secondo me un po' a caso, tanti altri invece sicuramente fondamentali e utilissimi per arrivare poi alla risoluzione della stagione tutta. Questi in particolare ci fanno comprendere che i nostri protagonisti sono molto di più di quello che credevamo. Punto che alcune di queste cose non ci stanno, non sono in linea con quello che i protagonisti hanno dimostrato di essere fino a questo momento. Questo perché credo che questa seconda stagione non fosse stata scritta assieme alla prima, ma solo successivamente, e quindi hanno dovuto aggiungere delle cose che purtroppo cozzano con quelle precedenti che divengono poi di fatto delle incongruenze. Anche la stessa componente crime purtroppo è sfruttata a metà. Poteva essere sicuramente messa più in risalto, ecco, si potevano creare più situazioni particolari, intriganti, e invece secondo me è stata un'occasione un po' sprecata. Quest'altro fatto che il liceo sembra l'inferno ancor più che nella prima stagione. D'accordo, le scuole americane come quelle di tutto il mondo purtroppo non possono vantare una condotta perfetta da parte dei propri alunni, d'accordo? E c'è del bullismo, ci sono anche delle violenze alle volte, ma questa scuola in particolare pare essere l'inferno. Succedono tutte a loro, uno è un tossico, un altro uno stupratore, un altro è stato stupratore,
stuprato, un'altra è stata stuprata anche lei, altri 1000 hanno tentato il suicidio e così via. È veramente esagerato, ragazzi. Sembra che ci sia l'inferno in terra. E questa la trovo una cosa inaccettabile. Mi dovete perdonare, ma uno secondo me dei difetti più grandi della serie, perché non solo è un cliché amplificato al massimo, ma in una serie TV che vuole essere realistica il più possibile, è proprio fuori luogo. Tante cose sono prevedibili. Questo non è un grande difetto, perché non è la serie che punta sul colpo di scena, ecco. Però ripeto, proprio per la venatura, diciamo così, crime, ma è anche un termine sbagliato, ecco, sicuramente un termine sbagliato, quantomeno in parte, proprio perché c'è questa specie di thriller sotteso, no? Poteva essere qualche colpo di scena in più. Ecco, ripeto, non è la serie TV che ne necessita tanti, ma per il nuovo impianto che ha messo su, qualcuno in più secondo me doveva esserci. Questo è un altro cliché che c'era già nella scorsa stagione: le atletiche sono tutti dei pezzi di merda, pochissimi esclusi, tutti gli atleti veramente fanno delle cose assurde, indicibili, o comunque sia difendono o non attaccano o non denunciano quello che fanno gli altri compagni di squadra, perché li vedono come fratelli. Ora, non ho vissuto una situazione del genere, l'America è un mondo a sé da questo punto di vista, perché le squadre di football sono veramente di un livello eccezionale, d'accordo, quindi si creano rapporti incredibili all'interno dei gruppi, ma il fatto che siano tutti quanti dei pazzi malati di sesso è secondo me un eccesso bello e buono. Qui purtroppo in un modo o nell'altro riportato sullo schermo e non ne sono soddisfatto, e ripeto, secondo me è uno dei difetti più grandi della stagione tutta. E qui dico una cosa che tanto non giudicherete spoiler, tranquilli, è proprio una piccolezza banale, d'accordo? Lasciatemela dire. Il coach sempre della squadra di football, quello è tutti e due, sia baseball che football, ora non lo so, non vorrei essere pazzo, ma a quanto pare fanno entrambi gli sport, se ricordo bene. Ma ripeto, il coach della squadra, anche se i suoi membri sono poi effettivamente dei mezzi cessi e gente comunque sia che si comporta in una maniera allucinante, non è interessato, gli interessa che i giocatori siano forti e che possano quindi per questa motivazione vincere le sue partite. Niente di più. C'è un certo momento in cui tramite dei disegni si vede un sogno di Clay, in cui appare anche Anna, d'accordo? Fatto veramente bene, differenzia un po' il contenuto delle puntate. Il problema è che quando poi Clay si trova a ricordare quel momento, perché era un qualcosa che avevano di fatti vissuto, se lo ripropongono quasi nella sua interezza. Diamine, l'abbiamo già visto nel sogno, in quella sorta di momento psichicamente strano di Clay, non abbiamo bisogno di vederlo da capo, basta, non ci ammorbate, non ci distruggete riproponendoci due scene uguali. Per fortuna però questa cosa succede una sola volta. Gli attori sono tutti abbastanza bravi, non ce n'è uno incredibilmente incapace, come ce ne sono veramente pochi di un certo livello. Io dico, l'attore che interpreta Alex, il nome non lo conosco, tanto più non conosco il nome di un altro attore che mi è piaciuto, ovvero il counselor Kevin Porter, che non ha avuto occasione di recitare tanto nella scorsa stagione ed anche in questa fino a un certo punto non ne ha. Quando però ha quelle sue poche scene fa veramente un gran bel figurone, quindi devo fare complimenti in particolare a questi due attori. In questo momento non me ne vengono in mente altri, ma anche il protagonista Clay, non mi ricordo neanche il suo nome, anche se solo l'ho letto, non è male, per quanto non spicchi particolarmente. Quindi quantomeno possiamo dire che attori cani non ce ne sono, e questo è già qualcosa di raro all'interno delle serie TV moderne e non. C'è una crescita della rabbia da parte dello spettatore, perché effettivamente la serie travolge in alcune occasioni, e sei anche tentato a guardare veramente un episodio dietro l'altro, in altri momenti invece questo non avviene e purtroppo la noia ti avvolge e non sai proprio se smettere e continuare un altro giorno oppure se proseguire. Perché ci sono puntate che hanno un reale valore ed altre che hanno più le fattezze non proprio di un filler, perché nessuna puntata è un filler, ma si possono in qualche modo avvicinare. E poi una denuncia sottile ed inusuale verso la droga, perché in un certo momento c'è un certo individuo che fa abuso di droga, e piuttosto che stare lì a spiegarti con i soliti discorsi di motivazione perché non drogarti e quant'altro, mostrano gli effetti collaterali devastanti che è la droga, in modo tale da far capire poi a cosa va incontro qualcuno che fa uso di quelle sostanze. Poi avvertono anche un po' i giovani dicendo: guarda, ti porta in un momento fantastico, ma dopo devi subire una serie di momenti, di giorni, di ore tremendi. Veramente secondo te vale la pena di fare questo? Ovviamente no, quindi passa una critica sottile e, ripeto, inusuale alla droga. C'è poi un gran bel piano sequenza nella puntata 8, l'unico momento di alta regia, perché la regia non è affatto male, per l'amor del cielo, no.
però è molto semplice. Come è anche giusto che sia, perché è chiara, però c'è una bella piano sequenza nella puntata 8 che marchio un minimo autoriale, ecco, quello mi è piaciuto, anche perché era il momento giusto per fare una roba del genere. Sono rimasto soddisfatto. Se si fossero sforzati a fare questa roba un po' di volte in più, sarebbe stata una serie ancora più affascinante. Ok, questa è un'altra roba che un po' mi ha fatto storcere il naso, ovvero la madre di Zack che continuamente chiama il figlio per nome, secondo nome e cognome. Allora, va bene tutto. Però, chi cazzo è che nella vita reale chiama il figlio per nome, secondo nome e cognome? Chi? Chi lo fa? Praticamente nessuno. Quindi mi chiedo perché inserire un cliché che sai che dà fastidio a tutti? Anche se non è un cliché che rovina la serie in sé per sé, però è un dettaglio che per un momento ti fa riflettere e ti dà fastidio. Perché fare una roba del genere? Cioè, rifletti, capisci che non è normale, non è realistico, non va bene inserirlo in una qualsivoglia puntata. È un particolare, ripeto, e nel mio voto finale non tengo conto di questo, però va comunque evidenziato perché è fastidioso. Poi c'è una frase che viene detta, che è la seguente, non è spoiler perché non vi dico chi la dice, può dirla veramente chiunque. Ti posso lasciarti andare e amarti lo stesso. Questa roba qui, ragazzi, è una cosa a cui io non credo, questa è però soltanto una valutazione personale. Il fatto di dire se tu ti allontani da me, io lo faccio per te e via dicendo, so che stai bene, è un conto, ma dire che ti amerò anche se te ne vai è una stronzata perché a lungo andare, ragazzi, poi non ci si ama più. Non esiste mai che due si allontanano per anni e si amano ancora. Questa è una baggianata, cioè un'invenzione delle televisioni e dei film. Quindi buttare dentro anche quest'altro cliché è ancora più fastidioso e ribadisco per l'ennesima volta che questo non è un gran dramma, non è un gran difetto, però sommato a tutte le altre piccolezze che vi ho detto comincia a pesare un attimino. Ok, adesso farò una brevissima parte spoiler e poi concluderò il video. Partiamo dalla cosa che mi è piaciuta di più all'interno della serie, quando Clay ha detto ad Anna levati dal cazzo, perché in quel momento abbiamo compreso che Clay ha condannato definitivamente il gesto di Anna e mi sarebbe piaciuto se lì fosse finita la storia con lei, ovvero ok, portiamo avanti le cause in tribunale, non tanto, non solo per Anna, anche per lei, ma anche perché quell'individuo va messo in carcere e anche perché dobbiamo salvare altre ragazze e dare un esempio a tutti i ragazzi che stessero anche semplicemente pensando di attuare un comportamento del genere, però basta Anna Baker. Basta perché Clay Jensen deve andare avanti. Sarebbe stato bello se da lì in poi lei non fosse più apparsa. Magari poi avrebbe potuto dire ti perdono, facendolo apparire un'altra volta, e basta. E chiudere lì la questione. Null altro, perché sennò diventa sfiancante, specialmente quando la rivediamo dopo un po', in un momento in cui secondo me era il caso di non farla apparire più. Opinione personale, come tutto quello che ho detto fino a questo momento, sappiate che non sono uno di quelli che si ritiene padrone dell'oggettività, assolutamente. Però, notando anche le cose positive, sono costretto a notare anche i difetti. E secondo me, non aver tolto Anna da quel punto in poi per non farla apparire poi soltanto alla fine è stato un errore. Anche il fatto che la madre di Anna, pur volendo difendere l'integrità della figlia, menti e condanni il gesto di Anna è positivo per l'appunto. Perché? Perché fa notare che anche essendo sua madre deve riconoscere che sua figlia ha una grande fetta di colpa in quello che è successo e che ha fatto soffrire tanta gente. Il suicidio è brutto per due motivazioni. Uno perché ti togli la possibilità di provare a vivere e due perché stai facendo star male quelli che ti stanno intorno, che dovranno vivere con l'angoscia di non averti più vicino. Perché? Che te lo facciano capire o meno, tu sei fondamentale per loro. Purtroppo le persone sono limitate ed alcune meno di altre sanno farti capire quanto ti vogliono bene, però tu conti per loro. Questo è il punto, sempre e comunque, un messaggio che mando anche a chi dovesse sentirsi male in questo periodo della sua vita. Non sono una persona particolarmente felice, mettiamola così, e mi piace quando qualcuno mi fa sentire importante, però non sempre gli altri ci riescono con me e non sempre io ci riesco con loro. Quindi, cioè, questa cosa è da comprendere. La madre di Anna ce lo fa capire, sottolineando quanto, nonostante ci siano tante motivazioni per cui fare un gesto del genere, ci potrebbe venire spontaneo, ce ne sono sempre molte di più per non farlo quel gesto, ce ne sono sempre molte di più. Perché la vita è una cosa sacra, può sempre, in qualche modo, ecco, perché siamo quello che siamo, sì, ma in qualche modo può partire da capo. Bisogna sfruttare questa bellissima occasione che abbiamo. Ed è questo il punto forte di questa stagione, oltre alla venatura thriller, dicevo, proprio il fatto di condannare un gesto tremendo come quello del suicidio. Non solo coloro che hanno fatto del male, ma anche il suicidio stesso. Ed un'altra cosa che più o meno mi è piaciuta è il fatto che Bryce stesse iniziando a riprendersi sul finale. Ha cominciato forse a comprendere il suo errore, quantomeno per non, se non subire altri danni personali, e si stava riprendendo.
Ecco, il fatto che sia stato in carcere per 3 mesi è ridicolo. Sì, ha 16 anni, ok, o 17. Quindi magari il suo gesto non è condannabile allo stesso modo di come è condannabile quello di un quarantenne. Però è condannabile lo stesso, cazzo. Poi il fatto che lui si riprenda va bene, perché tutti devono avere una seconda occasione. Magari questo ragionamento è giusto. E magari lui è ancora minorenne e quant'altro, posso capire, ma farò stare 3 mesi in carcere. Questo ovviamente non è un errore della serie, ma un commento alla giustizia che la serie riporta fedelmente. Quando qualcuno ha potere, purtroppo le condanne vere non se le prende mai. È una realtà da cui non possiamo scappare, però dobbiamo sempre farci valere. Un altro messaggio che passa è quello di combattere sempre contro il male, per la giustizia a qualunque fottuto costo. Anche questo nella prima stagione è passato poco, in questa invece molto di più, veramente molto di più. Troppe persone, irrealisticamente, come dicevo prima, stanno intorno al cattivo di turno. Non è reale che tutti quei ragazzi non parlino. D'altro canto, però, ci mostrano come, al di là dell'omertà, c'è gente che vuole combattere, così anche nella vita reale. 13 Reasons Why 2 fa passare un messaggio molto più della prima stagione, ha tanti difetti e li ho elencati. Ho cercato più o meno di dire tutto, avrò dimenticato qualcosa, perdonate se sono stato monotono. Il video l'ho registrato tardi per chiudere questa mia avventura di sera, appena ho finito la serie, perché è una roba triste, voglio concludere e poi andare a vedere Friends. Io vi ringrazio per aver guardato il video, il mio voto per questa stagione è un 7, 7,5, se lo merita pieno, poteva fare di più, ma ha dato comunque parecchio, ha saputo anche farci ricredere sul fatto che la seconda stagione non potesse essere nulla di più che un cavalcare l'onda. Ringrazio ancora chi mi ha seguito, lasciate un like se volete, iscrivetevi al canale e lasciate anche un commento per farvi sapere che ne pensate della seconda stagione di questa serie. Un saluto ancora e sigla finale. Ok, sventola di pubblico, mi sento già stranito, la vita di prima mi puzza di vecchio. Sapete adesso, gente, che dovete fare? Iscrivetevi al canale e poi anche commentare.